Piazza Gheroli, 24 giugno 2014, l'anno scorso in questo orario eravamo tutti in un'altra piazza, Piazza Duomo, a festeggiare il nuovo sindaco appena eletto, Renato Corinti. A distanza di un anno, oggi una giornata di commenti e una giornata che si chiude con una lettera, quella di Vincenzo Franza, che chiede al sindaco Corinti di ritornare un po' sui suoi passi, motivando ovviamente un problema di carattere occupazionale che si verrebbe a causare qualora appunto si chiudesse il passaggio dei tiri, quindi non ci sarebbe più bisogno, dice Franza, di un'altra nave. Ne parliamo subito con l'assessore Signorino, che si trova qui a Piazza Gheroli e a cui abbiamo fatto appena leggere la lettera inviata in verità qualche ora fa in redazione, addirittura durante la partita di calcio. Per la verità ancora non me l'hai fatta leggere nemmeno, perché è molto lunga, diciamo, argomenta molte cose eccetera, quindi ancora non l'ho terminato di leggerla, ma la tua impazienza mi porta comunque a risponderti su una lettera che non ho terminato di leggere. Vabbè, la mia impazienza mi porta anche un po' a sintetizzare per lei quello che ha detto Vincenzo Franza, che ovviamente ha cercato di dichiarare al sindaco che oltre a una questione emotiva, così lui l'ha definita, c'è anche una questione occupazionale che riguarderebbe evidentemente i lavoratori della Carrefour. Sì, su questo non sono arrivato a leggere, ho visto che l'ingegnere Franza chiede di spostare il terreno della discussione sugli aspetti tecnici, sugli numeri e sui dati di fatto oggettivi. Ed è proprio su questo piano che in realtà io credo che Renato non abbia nessuna difficoltà ad accettare il confronto e la discussione, ed è sul piano della necessità di ridurre l'impatto dei tir in città che fa parte del programma di governo annunciato ai cittadini, che fa parte del mandato elettorale che dunque questa giunta ha ricevuto dai cittadini, che occorre aprire un tavolo di confronto. Renato non aveva detto che la Carrefour non avrebbe dovuto approdare più. Aveva aperto quelle 7 ore di confronto facendo una proposta del tutto diversa, dicendo: guardate, noi possiamo provare a valutare il tipo di impatto che questo può avere, però dobbiamo entrare nell'ottica della programmazione, della liberazione della città dai tir. È chiaro che un po' di sfiducia in questa situazione esiste, visto che veniamo da un'ordinanza che era stata annunciata come liberatoria e che non ha mai avuto effetti sulla circolazione. Adesso ci ritroviamo dopo questo confronto ad attendere ancora il 20 luglio prima di poter capire se effettivamente ci sarà una nuova ordinanza a precludere il passaggio sul cavalcavia. Che non abbia avuto effetti è un po' da vedere, da dimostrare. Il primo effetto è stato che da 13-14 approdi che c'erano, a costi che c'erano nell'unico approdo di Tremestieri, l'ottimizzazione dell'utilizzo di questo scivolo ha consentito di moltiplicare per 3 nel giro di un giorno gli accosti realizzati a Tremestieri. Quindi è evidente che aumentando le corse è aumentato anche l'assorbimento dei mezzi e dunque è diminuito in maniera proporzionale la quantità di tir che hanno transitato per la città. Dopodiché si sono creati degli ulteriori problemi tecnici, perché non solo l'unico scivolo poteva assorbire, ma nel momento in cui si è insabbiato anche quell'unico scivolo, Tremestieri è stato del tutto chiuso e inibito. Ma infatti la questione appunto dell'approdo di Tremestieri è anche quella un atto su cui indagare, perché da 3 anni si consente, proprio perché non è agibile il porto di Tremestieri, il continuo passaggio dei tir anche in centro. Sì, ma su questo c'è l'autorità portuale che ha l'onere di sostenere e di seguire dei lavori di completamento, di ristrutturazione, di liberazione degli scivoli attualmente esistenti, che lo sta facendo, ma certamente ci sono dei ritardi che sono gravissimi da parte dell'impresa. Nelle settimane scorse si era ventilata anche l'ipotesi di sospendere il contratto all'impresa, di revocarlo, ma questo sarebbe un'ulteriore perdita di tempo nel momento in cui i lavori sono arrivati al 90% dell'esecuzione, per cui probabilmente l'autorità non procederà in questa direzione. La penale che l'impresa dovrà pagare è già arrivata al grado massimo possibile e l'autorità
l'autorità ha promesso, non soltanto a noi ma anche in altre sedi istituzionali, ha garantito che entro la fine del mese di giugno, per la verità dicevano anche un po' prima, il secondo scivolo sarebbe entrato in funzione. Questo potrà consentire di aumentare forse anche fino a quasi 50 gli accosti. Allora, nel momento in cui le infrastrutture di Tremestieri cominceranno ad essere funzionali in maniera maggiore, rigravare durante le ore mattutine, diciamo, la città del traffico dei tir ci è sembrato un atto non coerente, ripeto, come minimo col mandato ricevuto dalla città, che è la cosa che più impegna il sindaco e la sua giunta. Quindi in buona sostanza questa lettera verrà rispedita al mittente o aprirete nuovamente un tavolo di confronto? Verrà sicuramente valutata e ripeto che la prima offerta, diciamo, la prima parte di discussione che Renato aveva aperto con gli armatori non era stata adesso chiudiamo il cavalcavia, era stata invece troviamo un modo per ridurre comunque l'impatto sulla città, ma mettendo in cantiere la chiusura per l'anno prossimo di ogni forma di transito quotidiano per i tir. Di fronte alla mancata assunzione di impegno da parte degli armatori rispetto ad una proposta di questo genere, naturalmente c'è stata anche un potenziamento della posizione. Ogni forma di reale collaborazione può essere valutata, ma la salute dei cittadini viene al primo posto. Si possono pensare a forme di stoccaggio, si possono studiare la tempistica del traffico in città per valutare i momenti di minore impatto sui flussi, ma naturalmente quindi si può discutere di tutto. Ma voi in questo momento percepite la città con voi per la chiusura definitiva del tavolo con i traghettatori, o piuttosto sentite di più il peso anche politico ed economico del gruppo Franza nella vostra decisione? Il peso politico ed economico del gruppo Franza francamente noi non lo abbiamo mai sentito. La città non si tratta tanto di sentirla con noi o di non sentirla con noi, potrà esserlo, potrà non esserlo, si tratta di assumersi le responsabilità di governo relative a quello che noi riteniamo essere il bene della città. Questo riteniamo che sia necessario farlo, non solo corretto, non solo opportuno, ma soprattutto giusto e necessario, e questo è quello che riteniamo di dover fare.